Sai, amiga, como andiamo? Tutto bene? Ah, della volta mia. Il cagnolino ha mangiato, il gattino pure. Ok, sono contento. Spero che i vostri amici, come si chiamano per oggi, stanno tutti bene. Sono diventato un po', diciamo, animalista. Beh, la famosa frase lo dice, lo dice. Sempre detta dall'inizio dei miei video. Oggi piccolo aggiornamento. Oggi il 6 agosto, l'inverno, è andata via una mia amica. Che abbiamo avuto delle discussioni, già c'erano discussioni prima. Ma siccome che questa mia amica non vuole vedere altre persone vicine a me, oltre che Erika, a me la cosa non mi sta bene perché se è amica tu, non vedo perché non deve essere sentita. Non faccio nomi perché non posso fare nomi adesso perché non posso fare nomi. Abbiamo bicicletta, mi può anche fare denuncia, quindi non posso fare nomi. Sia lei che l'altra che sto bene, perché non posso fare nomi. Ma come mai quella lì non ti vuole vicino a me? Cioè, non mi evito così. Mi incazzava sempre perché era vicino a me, quanto è brutta quella, così, così, così. Stamattina l'ho preso, l'ho scritto, perché l'ho scritto. Abita nel sud, no. Senti, ah, la situazione è questa. Ci sta bene, bene. Non ci sta bene. Ciao, ciao, arrivederci. Anche se sei mia amica da un anno e mezzo, non mi ricordo più. Ok, ho fatto parlato, qua, andata via. Via. Grazie, ho bloccato tutto io quando è blocco tutto, WhatsApp, chiudo il numero e Facebook blocco anche Facebook. Adesso ho imparato la vita e se dici no è no, non torno più indietro anche perché questa c'è un'altra discussione già nel passato di altre ragazze. Quindi. Lo dici una volta, glielo dici due, glielo dici tre, poi uno, poi la vita è anche la mia, faccio quello che voglio. Con questa ragazza qui sto benissimo, siamo già 5 mesi da marzo che la conosco, siamo benissimo. Dobbiamo solo incontrarci, anche perché se vedete, ho anche qua dei lavori da fare a casa, se vedete nel pangolino. Ah, bravo, e te vedo un po' un casino, no, vado a venire. Vedete questa porcheria qua nel muro? No. È umidità, dimmi anche la prossima settimana. Dopo che ho fatto tutti i lavori di strutturazione casa, possiamo incontrarci questa ragazza. 80-85%, voglio essere ottimista, ottimista perché l'85% o 90% sì. Ma poi vediamo. Sempre è vero che l'impatto tra le persone si vede dall'inizio, dal vivo, dal live. Ho imparato un'altra cosa, ho visto un'altra cosa su YouTube, piano piano, dopo 5 anni, le mie iscrizioni, o le mie che faccio, le mie quelle che mi arrivano. Siete in 312, 11, e chi qua, chi viene, qua va. 311, siete in tanti, sono contento, però siete tutti quelli che vedono il mio video, perché non so se i video che vedete sono quelli iscritti o quelli che si sta, quelli di passaggio, però dai, forza, forza, guardate i miei video. Ok, se volete vedere, vedete, lo faccio per passione, quindi
gratis, gratis, sempre. Non ci mangio, non mangio e non ci mangio su YouTube. È una cosa gratis, la faccio gratis, ovvio. Se un sito è a pagamento, rimane a pagamento, ma rimane lì. Le cose qua, gratis, le questo vi ho detto questo, il mio aggiornamento è questo. Ci sentiremo non la prossima settimana, la prossima ancora, quando sempre tempo. Sapete che io c'ho un po' di tempo per me. E tiranno, qualcuno mi parla per tuo, tirannosauro, sì, vabbè, vabbè, il tirannosauro, se qualcuno vuole farsi una risata, tanto anche perché, beh, va bene, anche un po' perché il tempo è tirando, quindi se riesco, ne faccio più di uno, se ho tempo e voglia. Se no, metto le cose mie principali. Ok? Ragazzi, buona serata. Anche se sono quasi sono le 20:51. 20:51, quasi le 21. Buona serata. E non ci vediamo, visto che siamo al 6 agosto. Buone vacanze a tutti. Fate piano sull'autostrada, mi raccomando, non correte. Se avete colpi di sonno in strada, fermatevi, fatevi un vostro riposino, bevete qualcosa. Io vi consiglio di fermarvi sempre. Anche perché io ho fatto un tratto. Io ho fatto il più lungo che ho fatto, sono Torino a Torino. Quindi un tratto che si può fare. Ma chi va giù da Torino, da Aosta a Palermo, la macchina, metto un caso, avete sonno, mi raccomando, fermatevi, la sicurezza è importante, sia per voi che per quelli che vi stanno attorno. Mi raccomando, buone vacanze, fatevi tanti bagni e non vi scottate. Ciao ragazzi.